generalmente si pensa all'estate, al momento in cui ci si deve mettere in forma. In realtà io esorto sempre il paziente a cercare di tenere il proprio corpo in uno stato di benessere psicofisico per tutto l'anno. Per valutare qual è il proprio peso ideale, che sarebbe meglio sempre definirlo come peso ragionevole, sicuramente la cosa migliore è calcolare più parametri. Per farsi un'idea, anche il peso ideale, dopodiché importante il BMI, che si fa calcolando il rapporto fra il peso e l'altezza espressa in metri al quadrato. Questo parametro ci dà l'opportunità di valutare appunto se sono normopeso, sovrappeso, obeso. Il calcolo, se il calcolo emerge che è tra 18,5 e 24,9 il soggetto è normopeso, tra 25 e 29,9 è sovrappeso, oltre i 30 è obeso. Ovviamente anche nell'obesità possiamo avere più gradi, quindi ci sarà un'obesità di primo grado, di secondo grado e morbigena a seconda del valore di BMI. Un altro dato decisamente importante è il girovita. Questo esorto un po' tutti a farlo, perché basta un semplicissimo metro da sarta e si va a vedere la circonferenza addominale. Nel caso dell'uomo, fino a qualche anno fa era ritenuta normale entro i 102, attualmente entro i 94. Nella donna, fino a qualche anno fa e più precisamente fino al 2005, 88, attualmente 80. Allora, un altro parametro molto importante è determinare la massa grassa, ovvero la percentuale di body fat. Questa può essere misurata o mediante impedenziometria o mediante plicometria. L'impedenziometria è una tecnica che ci permette di vedere, oltre che massa grassa e massa magra, la percentuale di acqua nell'organismo. La plicometria ci permette di stabilire appunto qual è la massa grassa e viene effettuata mediante plicometro. Vengono plicate, prese quattro pliche classiche, che sono bicipitale, tricipitale, sottoscapolare, sovraeliaca, e in base a quello viene fatta una media di quale è effettivamente la percentuale. La sindrome metabolica è un insieme di più fattori. Uno dei parametri importanti è la circonferenza vita, che abbiamo detto essere inferiore a 94 o 80 per la donna. Questo associato ad altri fattori come un colesterolo elevato, dei trigliceridi elevati, glicemia elevata o anche pressione arteriosa elevata. Ci sono anche dei rimedi chiaramente per questa sindrome metabolica. Come attuare tutto ciò? Sicuramente bisogna cercare di mantenere un'alimentazione sana e cercare di non superare, oltre che avere una circonferenza vita maggiore ai parametri detti, non alterare almeno due di questi parametri. Quindi se metto insieme più di questi fattori, chiaramente vado più facilmente incontro a sindrome metabolica. Quindi le strategie saranno quelle di controllare il colesterolo, soprattutto cercare di innalzare l'HDL e abbassare il totale o la LDL, quindi innalzare il colesterolo buono e tenere basso quello LDL, cioè tra virgolette quello cattivo o il totale, mantenere sempre una glicemia con l'attuale definizione entro i 100, nel caso chiaramente di pazienti già problematici, andare a valutare anche dei parametri un po' più sofisticati, come può essere quella dell'emoglobina glicata, che ci dà un'idea di quello che è la glicemia nel tempo. Attuare delle strategie chiaramente è una sola risposta: attività fisica per quanto riguarda per esempio l'innalzamento del colesterolo HDL, cioè quello buono, e una corretta alimentazione. Per dei consigli pratici chiaramente sono sempre più o meno il correggere, diciamo, tutti quegli errori che vengono fatti generalmente alimentandosi magari velocemente con quello che capita, con cibi spazzatura e così via. Quindi cercare di mangiare delle cereali, possibilmente integrali, 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. Per esempio, se andiamo a valutare i numeri della salute, io dico sempre: no fumo,
5 porzioni di frutta e verdura, 10 che sta per 10.000 passi al giorno e 25 per ricordare che l'indice di massa corporea deve essere inferiore a 25. Allora, io ho scelto di fare una medicina che si occupasse un po' della persona in generale e quindi sicuramente non scartando quella che è la medicina tradizionale, sicuramente cercare di scegliere per ogni singolo paziente quello che effettivamente è più idoneo in quella situazione e quindi molto spesso l'utilizzo di fitoterapici, quindi piante oppure per esempio come dicevamo prima del tè verde e così via, può essere molto utile proprio per dare quello che è un aiuto. E poi il fatto stesso di vedere la persona nel senso olistico del termine ci dà sicuramente un attimo una chance in più nella cura del paziente.